cioè non avrei fatto questo passo senza un dialogo con il professor Cacciari, a cui eravamo abituati già dai tempi di Venezia, che non solo mi ha incoraggiato, ma mi ha mandato un testo scritto che è servito poi di base per il lavoro di tutti. Quindi diciamo che io ho avuto l'idea, ma la paternità della decisione almeno di tutte e due, questo bisogna riconoscerlo. Allora sentiamo subito il professor Cacciari, che sarà anche protagonista del primo di questi dialoghi il 24. Professore. Ma Cardinal Scola è troppo generoso nei miei confronti. Io credo che sia di straordinario interesse per tutti i pensanti che la Chiesa, con un suo così eminente rappresentante come il Cardinale Scola, inizi un percorso di riflessione, di dialogo di questa natura in una città come Milano, cioè in una delle grandi città europee. Credo che sia di straordinario interesse, spero che la cosa venga colta. Riprende una ispirazione del Cardinale Martini, ancora di 30 anni fa, cui ho avuto anche allora il grande onore di poter partecipare, e naturalmente la sviluppa nelle condizioni attuali, cioè in condizioni in cui questo confronto fondato, direi competente, su analisi, estraneo ad ogni occasionalità, è ancora più necessario e certamente ancora più difficile, perché la tragedia che viviamo dubito che indurrà molti a ragionare, dubito. Tuttavia proprio le tragedie dovrebbero renderci massimamente responsabili di questo, no? Essere all'altezza delle tragedie per me significa essere ancora più realisti, ancora più competenti, ancora più capaci di analisi e di strategie fondate. Così dovrebbe logicamente essere, soprattutto in Occidente, patria della razionalità. Cardinal Scola con questa iniziativa compie un vero atto di fede, ritengo. Un vero atto di fede sulla razionalità europea, a cui questo atto di fede completamente laico mi sento in assoluta simpatia. Credo che si affronterà, ora lo dirà di nuovo il Cardinale Scola, penso, credo che si affronteranno con questo spirito tutti i temi che sono, ahi noi, all'ordine del giorno, da quello del rapporto con l'altro e soprattutto con quell'altro che davvero ci minaccia anche, perché indubitabilmente, no? Che si sia in guerra, ritengo sia un dato di fatto, ma questo cosa significa? A questo punto devi rispondere come? Con quali principi, con quali alleanze, per quale pace. Prima si citava Aristotele, ma Aristotele dice anche che il generale buono è quel generale che conduce la guerra per la pace, cioè sapendo quale pace vuole. Se no la guerra non è neppure guerra, è semplicemente un disastro. E fare la guerra senza sapere la pace, senza progettare la pace, significa nient'altro che fare disastri. Quindi dovremmo affrontare questo, dovremmo affrontare i temi dell'immigrazione, tutti connessi, un unico sistema, una rete, come si usa dire adesso, no? Una rete, tutto si tiene, tutto forma un unico sistema. Se non si ragiona in termini di sistema non si capisce nulla,
né si potrà avere nessuna politica, né si potrà avere alcuna vita buona, perché la vita buona oggi nasce dalla, appunto, da un ragionamento, da un pensiero e da una prassi di sistema. Questo vale per gli stati, vale per le persone, vale per tutto. E quindi si tratterà di mostrare questi nessi tra le diverse situazioni, i diversi drammi che compongono il contemporaneo, la nostra contemporaneità. Guerra, l'immigrazione, il confronto tra le diverse culture e poi anche la nostra vita, certo. In questo quadro, che cosa significa vita buona a Milano? Certo, anche questo credo che sia nello spirito dell'iniziativa e nelle intenzioni del Cardinale Scola.